Grazie all'assessore, noi andiamo molto veloci perché il tempo è tiranno e devo dire che per motivi urgenti politici Vandaferro si è dovuta recare a Reggio Calabria perché aveva promesso la sua presenza, ma annuncio già da adesso che il libro verrà presentato pure alla provincia di Catanzaro, quindi lì avremo modo anche di avere lei. E mi duole non avere il prefetto Repucci, che teneva molto alla presentazione di questo libro, ma lo inviteremo a Catanzaro e gli faremo avere una copia. Molto velocemente dico solo che il libro, ed entriamo nell'argomento, è curato da Cesare Mulè, di cui mi ha dato l'onore di curare la parte storica del mio comune, e ha avuto la collaborazione pure di Teresa D'Anizio, presente in sala, la ringrazio, e Maria Puleo di Taverna, Mimmo Critelli, fotografo di Tiriolo, e soprattutto l'editore che è Vincenzo Ursini. Saluto tutti i parenti dei Greco, vedo che è venuto il dottore Nicola Greco con la famiglia, Giovanni è dietro di noi, Rodolfo il fratello e altri di scuso non poter venire. E, che dire, l'incontro con Cesare Mulè mi ha arricchito anche dal punto di vista umano, perché è un sapere immenso. Mulè si è occupato del museo, che ne dico qualcuno, nel 1999 con questo scritto, perché era presidente della PT, con questo scritto e presentava a Maggisano il museo di Greco. Dopo si sono occupati di questo anche altri due soggetti, la scuola di Maggisano guidata dal professore Canino Giovanni, che è assente per motivi di salute, e la professoressa Rita Catizzone. Un lavoro enorme, bello, fatto dai ragazzi. Milli Curcio ha curato un altro bellissimo volume su Antonino Greco e sul museo, e anche vari altri articoli che Giovanni Greco si è premurato di far fare, anche dei filmati, diciamo, sul museo. Adesso entra, diciamo, questo volume di Cesare Mulè. Voglio dire subito, anche se lui non ci teneva, lo dico, che il professore Mulè non è partito da Maggisano per scrivere il personaggio, è partito dalla storia, e poi con il nostro incontro si è avvicinato a Maggisano e abbiamo percorso questa strada insieme, lo potrà confermare a questo punto. Per cui il personaggio non è di Maggisano, ma il personaggio è della Calabria e dell'intera Italia, questo lo voglio ribadire, cioè questo è un personaggio che merita tutto quello che stiamo facendo, ma il professore Mulè mi suggeriva un'altra attenta lettura di tutti i documenti, Giovanni, che ci sono all'interno, perché sicuramente ci sarà materiale per farne un altro volume, e mi auguro anche altri, perché Antonio Greco, lo voglio dire, perché il certificato che adesso io proietterò quando il professore Mulè parlerà, dice che lui alla nascita si chiamava Antonio Francesco perché in onore dei Borboni tutti si chiamano Francesco Stock, stessa cosa, e poi è diventato Antonino, quindi noi quando parliamo di Antonio noi diciamo pure detto Antonino, perché nel certificato di morte effettivamente poi si dice Antonino Greco. Ma di tutto questo e di tutte queste cose ne parleranno chi seguirà questo convegno, prima di tutti chiaramente il nostro caro professore Cesare Mulè.